Tu cuerpo balan la alegría y cosa buena. Nanna, tu cuerpo alegría y Macarena. ¡Eh, Macarena! ¡Ole! ¡Ciao a tutti! E bentornati! Balla tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Balla tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Eh, Macarena! Come state? Spero tutto bene. Il video di oggi è in due lingue, italiano e inglese. Adesso io parlo in italiano e potete leggere i sottotitoli qui sotto per capire meglio. Nella seconda parte io dirò le stesse cose in inglese. In the second part I will say the same things in English. Che cosa stavo facendo con il cappello e gli occhiali? Sono tornata dalle vacanze e forse il sole mi ha dato un po' alla testa. Oh no, stavo solo ballando uno dei più grandi tormentoni estivi, la Macarena. Che cos'è un tormentone? Un tormentone è un'espressione italiana che viene dal verbo tormentare. Si usa per indicare una frase, un meme o un personaggio che viene ripetuto ossessivamente attraverso internet, la radio, la TV o i giornali. In musica si parla di tormentone per descrivere una canzone che diventa famosa per il ritmo ballabile, per il testo semplice e per la melodia facilmente memorizzabile. Ascoltiamo qualche esempio. Questi sono successi mondiali, cantati in lingua inglese o in lingua spagnola. Ma scommetto che siete curiosi di conoscere i tormentoni 100% italiani di questa caldissima estate 2019. Seguitemi nella mia pagina Instagram. Nei prossimi giorni, nelle stories, vi farò ascoltare i maggiori tormentoni trasmessi dalle TV e dalle radio in Italia, facendovi leggere i testi delle canzoni e spiegandovi anche delle espressioni interessanti e degli aspetti culturali. Non dimentichiamoci che la musica è uno strumento formidabile per imparare una nuova lingua. Puoi imparare moltissime parole, migliorare la pronuncia, cantare, ballare e divertirti. Se non farai in tempo a vedere le stories, non ti preoccupare, perché le salverò tutte nelle stories in evidenza, con il nome Tormentoni Estate 2019. Non dimenticarti infine di iscriverti al mio canale YouTube e alla mia pagina Facebook. Grazie e buon ascolto! Ciao! Ciao a tutti and welcome back! What was I doing with my hat and my sunglasses? I came back from vacation and maybe the sun drove me crazy? No, I was dancing to one of the biggest summer tormentoni, la Macarena. But what is a tormentone? The tormentone is an Italian expression which comes from the verb tormentare, that means to torment, to harass. It is used to indicate a phrase, a meme, or a character that is obsessively repeated through internet, through TV, through radio, or newspapers. In music, we talk about a tormentone to describe a song that becomes famous for its danceable rhythm, simple lyrics, and a melody that it's easy to remember. Let's listen to some examples. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo.
These are worldwide tormentoni. They are sung in English or in Spanish. But I bet you are curious about the 100% Italian tormentoni of this hot 2019 summer. Allora, follow me on my Instagram page, because in the next days, in my stories, I will make you listen to the biggest tormentoni broadcast by TV and radio in Italy. And I will show you the lyrics of the songs, and I will explain you the most interesting expressions. Let's not forget that music is an amazing tool for learning a new language. You can learn a lot of words, improve your pronunciation, sing, dance, and have fun. If you don't make it in time to see the stories, don't worry! They will be all saved in the highlights, under the name Tormentoni Estate 2019. And don't forget to subscribe also to my YouTube channel and to my Facebook page. Buon ascolto! Ciao!